Siamo veramente in una fase, mi sembra, molto prematura, non perché manchi molto tempo, ma perché il voto dell'Umbria ha cambiato molto lo scenario. Noi non siamo interessati, lo voglio dire subito, a accordi di partito, modello Umbria. Non siamo interessati ad accrocchi un giorno all'improvviso che la gente non capisce. Noi siamo disponibili a metterci in gioco per una grande novità, che potrebbe essere la Campania. La Campania è l'unica regione in cui il capoluogo di regione, capitale del Mezzogiorno, terza città d'Italia, è governata, unico caso in Italia, da un governo autonomo, un governo civico, che è il laboratorio di Magistris, della sua squadra, di Dema ed altri. Questo è un patrimonio che può portare alla vittoria con il cambiamento della regione Campania. Se questi partiti, ma anche un mondo che non si conosce in questi partiti, dal civismo alle reti civiche, ai movimenti, alle associazioni, anche una parte del centro moderato, fino anche del centro-destra moderato, cioè si vuole mettere dietro a un progetto di coalizione civica regionale in cui si fanno liste in cui ci sono donne e uomini con belle storie, credibili, coerenti, in grado di affascinare, beh, noi ci siamo, anche se all'interno di questa coalizione ci sono i mondi che vengono dal PD e dal Movimento 5 Stelle, purché non siano operazioni di apparato, purché non ci troviamo i capibastone, purché non ci troviamo De Luca, purché non ci troviamo un Movimento 5 Stelle che ha perso, diciamo, la sua funzione primigenia, che era quella dei meet-up, dei movimenti. Se invece si coglie questa cosa, noi siamo disponibilissimi con tutto il nostro entusiasmo, con tutta la nostra passione, con tutta la nostra forza, a esserci, a candidarci, a candidare le nostre donne, i nostri uomini. Ma se si coglie che questo può portare a una vittoria, e quindi non a un'alleanza mera di partiti, e può anche aprire le prospettive per un ragionamento anche futuro, cioè dove si mettono insieme esperienze di partito che hanno voglia di cambiare, esperienze civiche di movimento e di governo, quindi non solo di protesta, ma di governo, allora questa può diventare la Campania una grande opportunità. Cioè il modello Umbro in quanto tale non ci interessa, e poi è stato, mi sembra, anche bocciato clamorosamente, perché è vero che era dato in vantaggio il centrodestra. Ma col vento favorevole del governo, Salvini che si era accappottato con un mezzo suicidio politico, i media, i giornali, il mondo della finanza e dell'economia che ha messo vento e sostegno a questo governo, ci si aspettava che l'Umbria, che era ormai stata caratterizzata come un test, pur essendo una piccola regione, quindi di per sé potrebbe essere non significativa, ma caratterizzandola come test, 20 punti di distanza, la Lega al 38%, i 5 Stelle al 7%, insomma, voglio dire. È un progetto quello che non ci interessa, perché noi amiamo molto la vita, amiamo molto anche la vita politica. Prendiamo atto che in questo governo ci sono persone che sono capaci col defibrillatore politico di riesumare da Salvini a Renzi in un batter d'occhio, ma noi non ci andiamo a mettere con chi poi è, come dire, ha la propensione alla sconfitta e all'autolesionismo politico. Questa roba non ci interessa proprio, è costo andare soli per le regionali. Se questa è l'operazione. È un'operazione di apparato, di partito, vecchia, vetusta, dove non c'è nessuna novità. Noi stiamo già costruendo la lista. Noi per Natale credo che avremo la lista nostra pronta, con candidature forti a disposizione o di un progetto di coalizione o di una battaglia autonoma dove ci andiamo a giocare corpo Senza di lei però. a corpo. Beh, questo poi bisogna vederlo tutti quanti insieme. Noi siamo democratici. Diciamo, la mia posizione in questo momento è netta. Fine mandato 2021, sindaco. E poi il paese ormai è talmente in uno stato di fluidità, tutto si muove, sabbie mobili, io sono uno che fa politica, posso essere, io sono sempre pronto alla battaglia democratica e politica, quindi è chiaro, lo Stato, il timone è saldo per arrivare al 21, supereremo l'eventuale mozione di sfiducia, io farò anche dei cambi importanti nelle prossime ore nell'assetto di governo della città, e non mi riferisco solo alla giunta, c'è cioè gente molto più ampia, insomma siamo per partire per una grande volata che porterà a migliorare l'azione amministrativa in città e a consolidare di gran lunga la forza politica di questa esperienza. Molta innovazione, molti giovani, molta energia, molta voglia di lottare.